questo video vi elencherò tutte le novità della nuova carriera allenatore e giocatore su FC25. Ringrazio l'EA che mi ha dato l'opportunità di realizzare questo video condividendo con me in anteprima tutte le novità della carriera. Hanno fatto un lavoro veramente incredibile. Ci sono tante cose nuove, tante cose interessanti. Ho riassunto tutto in 7 punti. Mi raccomando, guardate tutto il video e poi qui sotto nei commenti voglio sapere la vostra opinione. Non perdiamo tempo e iniziamo subito con il primo punto, che ho chiamato carriera live. Che cosa vuol dire? In poche parole, su FC25 possiamo iniziare una carriera allenatore in un punto preciso della stagione della vita reale. Ti faccio un esempio: dopo 20 giornate il Como si trova clamorosamente all'ultimo posto del campionato. Una stagione completamente fallimentare che necessita di una svolta. Noi possiamo prendere il Como in quel punto preciso della stagione. Su FC25 verrà aggiornata di settimana in settimana la carriera, aggiungendo tutte le vittorie, i gol fatti, i gol subiti, gli infortuni, le squalifiche, in modo tale da permetterci di iniziare una carriera con qualsiasi squadra possibile in qualsiasi momento possibile della stagione. Questa cosa è incredibile perché ci permette di fare tantissime cose diverse. Vi ho fatto l'esempio del Como, ma posso fare altri 100.000 esempi. Immaginate il Napoli dell'anno scorso, un Napoli che esonera Garcia, esonera Mazzarri, un Napoli che necessita di un miglioramento, necessita di un nuovo allenatore, e noi possiamo prendere il Napoli in quel preciso momento. E non finisce qui, perché ci saranno anche degli eventi speciali a cui noi possiamo partecipare. Nel video che gli EA mi ha mostrato, utilizzavano come esempio l'addio di Klopp a Liverpool. Immaginiamo quindi che l'anno prossimo Guardiola a gennaio in conferenza stampa dice che lascerà il City. Avremo quindi a disposizione questo evento giocabile in cui possiamo prendere noi in mano il Manchester City nel momento esatto in cui Pep ha annunciato l'addio. Tutto quello che ho detto è applicabile anche alla carriera giocatore, quindi è possibile iniziare la carriera con un determinato giocatore che magari si trovi in un momento di difficoltà. Questa novità a parer mio è incredibile perché ci permette davvero di realizzare un numero di carriere infinito. Passiamo adesso al secondo punto. Vi ricordo che sono 7, quindi mi raccomando, restate concentrati perché le novità non sono finite. Secondo punto, settore giovanile. Tutto il settore giovanile è stato cambiato. La novità più grande riguarda la possibilità di poter utilizzare, avete capito bene, utilizzare i giocatori del vivaio senza chiamarli in prima squadra. Ci saranno infatti ogni 2 mesi di carriera dei tornei dedicati completamente alle giovanili. Questi tornei noi possiamo quindi provare i giocatori del nostro vivaio per capire se effettivamente possono essere all'altezza della prima squadra. E non finisce qui, perché sarà possibile utilizzare quel determinato giocatore con 2 overall diversi. Immaginiamo di avere un giocatore nel vivaio che ha come overall di partenza 60, ma ha un potenziale di 92. Noi possiamo giocare quel torneo giovanile con il giocatore nella versione base, quindi con 60 di overall, ma anche con la versione massima per capire effettivamente fin dove può arrivare quel giocatore. E questa cosa è incredibile, perché se vediamo che quel determinato giocatore nel suo prime è un giocatore fenomenale, allora possiamo tenerlo, possiamo concentrarci su di lui, perché sappiamo che quel giocatore ci potrà dare tanto quando crescerà e quando raggiungerà il suo prime. Questi tornei giovanili sono importantissimi anche perché vincendoli sarà possibile avere un bonus nella crescita di quei determinati giocatori. Un'altra importante novità del settore giovanile riguarda la ricerca dei giovani. Hanno infatti aggiunto tantissimi paesi diversi. Su FC24 i paesi dove mandare gli osservatori erano limitati, invece quest'anno saranno tantissimi, ne hanno aggiunti veramente tanti. E inoltre, quando invieremo l'osservatore a caccia di giovani talenti, sarà possibile dargli più istruzioni per cercare un giocatore con determinate caratteristiche, sappia magari giocare con un determinato modulo e che di conseguenza riesca con facilità ad entrare, diciamo, nel nostro sistema di gioco. Ultima piccola novità, hanno anche modellato il volto dei giocatori del vivaio. Quest'anno su FC24
abbiamo visto giovani di 15 anni con la barba. Si vedeva ovviamente che non potevano mai avere 15 anni. Quest'anno invece hanno rimodellato anche il volto e infatti i giocatori del vivaio sono giovani. Presentano un volto giovane, un volto da quindicenne e non da quarantenne. Terzo punto! Mamma mia ragazzi, quante novità! Quante novità! Terzo punto! Carriera femminile! È stata aggiunta ragazzi, è stata aggiunta la carriera femminile. Sarà possibile infatti quest'anno iniziare una carriera allenatore con una squadra femminile. Ci saranno 5 campionati, quelli più importanti. Li ho segnati qui sul telefono. Ci sarà il campionato inglese, americano, francese, tedesco e spagnolo. Purtroppo non c'è il campionato femminile italiano. Sarà possibile iniziare una carriera quindi allenatore con una squadra femminile e poi nel corso della carriera passare a una squadra maschile. E viceversa, iniziamo una carriera con il Napoli, dopo 3-4 anni possiamo andare appunto ad allenare una squadra femminile. La carriera allenatore femminile sarà praticamente uguale a quella maschile, con l'unica differenza che hanno ridimensionato un po' il tutto, come ad esempio il budget che avremo a disposizione, le strutture di ogni determinata squadra, che ovviamente non possono essere dello stesso livello del Manchester City maschile, giusto per fare un esempio. Altra cosa importante, nella carriera allenatore le trattative saranno leggermente più complicate perché ci saranno meno squadre e di conseguenza sarà più difficile riuscire a prendere le calciatrici più forti. Infatti hanno consigliato di puntare veramente tanto sul settore giovanile e anche in questo caso ci sarà il settore giovanile femminile. Sarà fondamentale appunto riuscire a sfruttare il settore giovanile per creare una grande squadra femminile. Quarto punto, Fabrizio Romano sarà su FC 25. Hanno implementato i social nella carriera, quindi nel corso della stagione vedremo praticamente una finestra con tutti i post delle squadre, dei giocatori, delle calciatrici, degli allenatori. Vedremo anche i commenti delle persone. Ad esempio, quando un determinato giocatore giocherà una bruttissima partita, possiamo vedere i commenti critici di tutte le persone che sui social appunto si scagliano contro di lui. E ci sarà appunto anche l'annuncio di Fabrizio Romano. Quando compreremo un giocatore uscirà appunto il post ufficiale di Fabrizio Romano. Non vedo l'ora di fare la carriera con il Napoli, comprare Yamal e vedere il post con Fabrizio Romano che annuncia Yamal al Napoli. Passiamo al prossimo punto, il numero 5. Ci saranno le icone nella carriera. Ragazzi, quante novità! Quante novità quest'anno! Sarà possibile utilizzare le icon nella carriera allenatore e nella carriera giocatore. Ho segnato qui sul telefono alcune icon che possiamo utilizzare. Non ho ben capito se saranno solo queste oppure se nel corso dell'anno verranno aggiunte icon diverse, icon nuove. Fatto sta, se si compra il gioco nella sua versione base, avremo a disposizione nella carriera allenatore e giocatore Pirlo, Van Nistelrooy, Kelly Smith ed Henry. Se invece prendiamo la versione, quella preordinata, quindi se preordiniamo il gioco, avremo oltre a quelle dette prima anche Ronaldo il fenomeno, Zidane e Beckham. Ragazzi, io vi consiglio a questo punto di preordinare il gioco per poter appunto fare la carriera con Ronaldo il fenomeno. Tutte queste cose ci permettono, signori, davvero di creare dei progetti infiniti. Ci siamo sempre lamentati di una carriera monotona, statica. Quest'anno con tutte queste novità avremo la possibilità di realizzare dei progetti infiniti. Possiamo fare la carriera giocatore con Ronaldo il fenomeno, con Zidane, con Beckham. Possiamo utilizzarli anche nella carriera allenatore. Ripeto, non ho capito bene se sono solo queste oppure se verranno poi aggiunte altre icon nel corso della stagione. Io mi auguro di sì, perché su Foot ci sono praticamente una marea di icon e quindi sarebbe bellissimo poi a rotazione poterle utilizzare tutte anche nella carriera. Passiamo adesso al sesto punto che riguarda la carriera giocatore. Hanno aggiunto diverse cose, partiamo dalla prima, quella più importante. Possiamo iniziare una carriera giocatore su FC 25 scegliendo 3 tipologie di storie differenti. Possiamo infatti utilizzare un giocatore cresciuto in un settore giovanile importante come quello del Manchester City. Quindi una famiglia ricca, un giocatore che ha avuto comunque a disposizione
tutto il possibile per poter diventare un fenomeno e che ha quindi su di sé delle aspettative molto importanti, essendo un giocatore cresciuto ad esempio nel Manchester City oppure nella cantera del Barcellona. L'alternativa invece è un giocatore che è cresciuto in Brasile, quindi un giocatore che ha dovuto imparare a giocare a calcio per strada, non ha avuto a disposizione un vero settore giovanile, proviene quindi da una famiglia povera e che avrà quindi delle caratteristiche diverse rispetto al giocatore cresciuto nel Manchester City. Infatti, in base alla storia che scegliamo, il giocatore avrà degli attributi differenti. Ad esempio, un giocatore brasiliano che è cresciuto per strada avrà un dribbling maggiore, saprà skillare di più rispetto ad un giocatore cresciuto nel Manchester City, che magari avrà delle caratteristiche diverse e eccellerà quindi in altre caratteristiche. Questa scelta, oltre ad influenzare quindi il giocatore, avrà un'influenza anche sulla sua carriera, perché i social, che prima vi ho annunciato nella carriera allenatore, verranno introdotti anche nella carriera giocatore, e quindi possiamo vedere appunto come si comporterà la stampa vedendo un giocatore venuto dal basso eccellere nel calcio che conta, in contrapposizione invece al modo in cui commenteranno un giocatore cresciuto nelle giovanili di una squadra importante. C'è un'altra possibilità, oltre a quelle due che vi ho elencato, ovvero di prendere un giocatore che si è infortunato, un giocatore quindi che era considerato una possibile stella, un possibile pallone d'oro, che purtroppo si è perso nel corso della sua carriera. Ci sono tantissimi giocatori incredibili che per un motivo o per un altro non sono riusciti ad eccellere. Viene in mente Pato, un giocatore che poteva tranquillamente vincere il pallone d'oro, invece per colpa dei numerosi infortuni non è riuscito a dimostrare, a crescere come avrebbe potuto fare. Possiamo quindi scegliere un giocatore che si trova più o meno nella stessa situazione, un giocatore in difficoltà, un giocatore che viene da un lungo infortunio e che quindi ha bisogno di una svolta. Queste sono tre tipologie di storie, ma ovviamente possiamo anche scegliere di iniziare una carriera giocatore normale. In quel caso possiamo scegliere noi tutte le caratteristiche del nostro giocatore. Possiamo selezionare l'età, possiamo selezionare la provenienza, il paese, possiamo selezionare anche determinate caratteristiche, come ad esempio la velocità, il tiro, il dribbling, la difesa. Possiamo personalizzare come vogliamo il nostro giocatore. Ci saranno quindi quattro tipologie diverse di carriera giocatore. Anche in questo caso è una cosa incredibile, perché ci permette appunto di avere quattro carriere giocatore completamente diverse da poter fare nel corso dell'anno. Le possiamo provare tutte per vedere appunto come si sviluppa la storia di ogni determinato personaggio. Ultima cosa velocissima della carriera giocatore: sarà possibile personalizzare in maniera molto più dettagliata il viso del nostro giocatore. Infatti mi hanno fatto vedere come hanno creato il menu che purtroppo non posso ancora mostrarvi, posso solo dirvi tutte le novità, ma vi assicuro che hanno praticamente rivisto tutto il sistema di creazione del giocatore e possiamo modificare praticamente ogni millimetro della nostra faccia. Il settimo e ultimo punto riguarda invece la personalizzazione. Che cosa vuol dire? Allora, ci saranno determinate cose che possiamo aggiungere o rimuovere alla carriera. L'EA, per spiegare questa cosa, ha utilizzato un esempio che adesso utilizzerò anche io per farvi capire che cosa è possibile fare su FC25. Hanno utilizzato come punto di riferimento il Manchester City, che gioca in un determinato modo, perché il City è allenato da Pep e tutti noi conosciamo lo stile di gioco di Pep. Hanno detto che quindi nella carriera allenatore barra giocatore le partite con il Manchester City sono più o meno tutte uguali, perché sappiamo come si comporterà il Manchester City: palla, difesa alta, tiki taka, eccetera eccetera. Quest'anno invece sarà possibile cambiare questa cosa. Infatti l'allenatore potrebbe sorprenderci. Guardiola, attivando questa impostazione, potrebbe cambiare clamorosamente il suo stile di gioco, cosa che accade non magari con il Manchester City, ma nella vita reale tantissimi allenatori stravolgono la squadra o cambiano completamente lo stile di gioco per affrontare un determinato avversario. Quindi ci possiamo trovare magari il Manchester City, noi stiamo per sfidare il Manchester City di Pep, siamo
siamo convinti che giocherà in un determinato modo e invece magari ce lo ritroviamo chiuso dietro per sfruttare le ripartenze. Ho usato ovviamente l'esempio del Manchester City, l'esempio estremo del Manchester City, ma questa cosa è applicabile a tutte le squadre. Questo che cosa comporterà? Comporterà la possibilità di avere delle partite completamente diverse, anche contro la stessa squadra. Questo non accadrà sempre ovviamente, però su 10 volte che affrontiamo il Manchester City, 10 volte che affrontiamo il Milan, la Juventus o il Napoli di Conte, magari 2 volte su 10 Conte, ad esempio, giocherà in maniera diversa rispetto a come siamo abituati. Questa cosa ovviamente si può attivare oppure si può disattivare. Di default non è attivata, però è una cosa in più per rendere la carriera diversa, dinamica. Magari a qualcuno di voi non piacerà questa cosa e quindi vi basta non attivare questa nuova impostazione. Oltre a questa impostazione sarà possibile anche attivare altre cose, come ad esempio il vento che andrà ad influire sulla traiettoria della palla, oppure i giocatori che faranno fatica a restare in piedi in terreno colpito da una pioggia pesante. Tutte cose che possiamo scegliere di attivare oppure no. L'ultima cosa l'ho lasciata per ultima perché non ne sono sicuro. Il video che ho visto era completamente in inglese e tra tutte queste impostazioni ce n'era una in particolare che riguardava l'esonero. Sapete molto bene che quest'anno ci siamo lamentati tantissimo la questione esonero. Per non essere esonerati e per riuscire a completare delle challenge abbiamo dovuto praticamente fare l'impossibile: vincolare i calciatori, completare obiettivi che sono completamente inutili, come comprare i 3 cinesi. Nel video che ho visto, su questa impostazione c'era la possibilità di settarla su 4 valori differenti. Il primo era il set difficile, ovvero tutti obiettivi complicati che se tu non realizzi viene esonerato. Poi c'erano gli obiettivi medi, obiettivi facili e poi c'era questa parola disattivato. Che cosa vuol dire disattivato? Vuol dire che non ci sono gli obiettivi? Io mi auguro di sì, non ne sono sicuro. Lo sapremo più avanti. Se davvero hanno messo questa cosa, hanno fatto un lavoro incredibile. In aggiunta poi a tutti i 7 punti che vi ho elencato in questo video. Che cosa ne pensate, ragazzi? Io sono contento. Io sono contentissimo. Hanno fatto, a parer mio, un lavoro eccezionale. Non vedo l'ora di provare la carriera insieme a voi. Non vedo l'ora di iniziare tantissime serie diverse. Carriere con le icon, carriere sfruttando quello che succederà nella vita reale. Conte viene clamorosamente esonerato a gennaio perché non ce la fa più a sopportare De Laurentiis. A gennaio carriera con il Napoli, prendendo il Napoli in quella precisa posizione. Qualcosa veramente di pazzesco. Io non vedo l'ora di iniziare. Vi ho detto tutto. Ringrazio ancora una volta l'EA per avermi dato l'opportunità di realizzare questo video. È già da un po' che sapevo tutto, però non potevo dire nulla. Adesso finalmente ho potuto realizzare questo video. Aspetto il vostro feedback qui sotto nei commenti. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani con un nuovo video. E non vediamo l'ora di iniziare FC25 insieme. A domani, bella!